Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video abbiamo assistito alla cattura dei leggendari Mesprit e Azelf. Mancherebbe solo Uxie, che si trova però al lago Arguzia. Però prima di arrivare al lago Arguzia mi sono fatto un giro per i posti che non avevo visitato, tipo le fonderie Fuego e anche il parco Rosa Rugosa, il percorso che porta al parco Rosa Rugosa. Che volete che vi dica? Sono un malato di completionismo al 90%, sì. E quindi insomma ho deciso di fare anche questo percorso, che non è del tutto alternativo. Ci sono allenatori che possono essere saltati, altri che non possono essere saltati, ma prima di affrontare la Lega e prima di affrontare altri capi palestra è essenziale secondo me farli per potenziare al massimo il proprio team. Però il parco Rosa Rugosa è un'attività che bisogna fare endgame, quindi ci ritorneremo quando sarà il momento. Tritria! È giunto il momento di affrontare il percorso 216 che ci porterà poi a Nevepoli. Ah, sarà una bella strada tosta e impervia. Quindi armiamoci di coraggio e attraversiamo il primo percorso 211 che ci porterà, oltre ad affrontare alcuni allenatori principianti perché dovevo affrontarli prima, incontreremo però poi ostacoli verso il nostro cammino per Nevepoli. Eccolo qua il primo, va, Montanaro! Guarda com'è imponente il Monte Corona! Ah, se potessi diventare anch'io altrettanto grande e imponente! E che faresti? Poi qua c'è anche Spaccaroccia, quindi era ovvio che ci si potesse venire prima. Che poi oltre a questo avicoltore non mi pare ci sia tanto altro che possa offrire questo percorso, no? Perfetto. Sì, c'è solo una Pokéball da prendere. MT12 prov... Guardalo Panni là sopra. Spiegami. Come cacchio sa? Ma che cazzo. Ma non è possibile. Ma che mi tocca vedere. E la gente si pensava che Ilka fosse meglio di Game Freak. Va bene. E comunque sono convinto che se Tajiri tornasse in pianta stabile a lavorare, darebbe qualche calcio in culo a tutti fino a che Pokémon non è il prodotto che merita di essere. Allora, possiamo usare finalmente forza, quindi Monte Corona non è più un problema. Potremmo anche arrivare in punti nascosti del Monte Corona, che però non possiamo oltrepassare perché bloccati da eventi che devono prima accadere in game. E lo so perché una volta ci sono arrivato per puro caso durante il mio let's play di Pokémon Platino. La prima volta che lo giocai nel lontano 2008, perché io da bravo bambino avevo quella giapponese, quindi niente, giocavo quella ed era molto molto bella. E quindi scoprì per puro caso che si poteva arrivare davanti a una certa porta, ma era bloccata totalmente, quindi bisognava aspettare eventi in game. Quindi andiamo di qua. Ed è qui che non bisogna andare. Vero? Perché io devo uscire. Andiamo qui. Bene, prendiamo anche la Pokéball che ci dà sacchetto di polvo stella. Questa si rivende tranquillamente. Ah già, qua si scende. E lì c'è qualcosa, vero? Sì. Sacchetto di sabbia soffice. Bene, questa è tutta quanta roba che si va. No, sabbia soffice no, aumenta la potenza delle mosse di tipo terra. Non ho Pokémon terra. A meno che non contiamo Torterra come Pokémon terra. Anche se ha solo terremoto di mosse terra. Ok, qui in realtà in Platino, dopo Endgame, se non sbaglio, era qui, era? Che c'era la grotta di Registeel? Poteva essere? Però, attenzione, momento. Sì, la musica smooth jazz. Guarda questo come gira. Va bene. Bellissima questa host. Dato che devo affrontare tutti,
Tanto vale che io metta un Pokémon adeguato ad affrontare Pokémon di tipo ghiaccio. Ma ho Anasi al, 20, al 49 e Torterra Nugua al 48, quindi Empoleon Actic è al 46. Capiamo, no? Ma come? Magni nei capelli. Cose dell'altro mondo. Ah, si affossa qui. Ok, a parte che devo fare un po' di backtracking perché devo... Ah, qui non ci posso andare, ci vuole scala roccia. Mannaggia. Chi è che ho saltato qui? Mannaggia, sta neve. Ma perché in dei punti è più compatta e in altri no? In quanto fantallenatore sono un vero appassionato e vedo che anche tu lo sei. Appassionato di che? Dei percorsi innevati? No. La neve? Non è che mi piace la neve, però la preferisco sempre al caldo, torrido. È impossibile dell'estate. Ambipom, bello Ambipom. Lo usavo per rompere i focalnastri ai vari Infernape quando era ancora agli albori. Quindi mano a mano che si andava avanti si trovavano sempre più counter dei vari Pokémon che mettevano Levitoroccia, Aerodactyl, dei vari Pokémon che rompevano i focalnastri ai Ambipom. Insomma, tante cose che erano all'inizio. Dopo il gioco si è evoluto e con Bianco e Nero è iniziato davvero a essere difficile e complesso e quindi anche essere goduto da un pubblico sempre più ampio. Essere pronti per ogni evenienza, essere pronti per ogni sfida, è questo l'atteggiamento che deve avere un allenatore. Infatti mi sono messo il cappotto pesante, vedi? È interessante però come i fantallenatori che sono sulla neve abbiano capelli diversi dai fantallenatori di terra, tra virgolette. Ottimo, proseguiamo. Oh yeah, oh questo con gli sci, guardalo, guarda come va. Sei un principiante o hai già un po' di esperienza? Testamente, sai com'è. Ah, intendi in battaglie Pokémon, ok. Sì, anche io intendevo quello, certo. Sei un professionista, altro che, beh grazie. Lo so. Ah, questa è una baita, vero? Baita nebbia fresca, un letto caldo e poco più. Ah, nel caso uno voglia venire a riposarsi. Sì, mi ricordo che c'era una baita. Ma ci danno anche un oggetto. Questa baita è un po' in disuso. Non ci davano un oggetto? Ricordo male. Vabbè, non che sia importante, però mi ricordavo così. Wiciu, wiciu. Bellissimo, un po' come Meryl che fa tri-tria. È un'occasione mancata Snover, perché a Boma Snow è fighissimo. Ma Snover, boh, pare la versione farlocca di a Boma Snow. È come se avessero detto, ok, questo Pokémon è erba ghiaccio, come facciamo per fare una versione farlocca? Facciamolo più piccolo? E più brutto, ovviamente, perché è farlocco. Secondo me lavorano all'incontrario a Game Freak. Che poi non è che tutti quanti i disegni li fa Sugimori, anzi. Cioè, Sugimori li rifinisce, ma il design dei Pokémon viene fatto da diversi artisti. Che poi, tra l'altro, Sugimori aveva un tratto ispirato tantissimo da Toriyama. Era tratti spigolosi e duri, con i visi squadrati. E si rivedono molto negli... Io ho comprato un artwork appunto dei disegni di Sugimori. E quando lavorava, quando Game Freak ancora lavorava con altre case produttrici, non solo Nintendo. E c'è una, ci sono anche tutti quanti i disegni che facevano quando erano solo una casa editrice di una rivista per, di videogiochi sempre, prima che cominciassero anche a lavorare con i videogiochi. Sugimori e Tajiri erano culo e camicia, sempre appiccicati insieme. Il lavoro di Sugimori si è evoluto da quando appunto ha iniziato, però all'inizio era molto influenzato dallo stile degli anni 80. Si vedeva chiaramente. Tutto questo per dire che Snover sembra una versione farlocca di Abomas Snow. Però Anasia al 50, ma... Wow. Troppo alta Anasia. Oh cavolo, qui la grandine ragazzi è tremenda. Questo freddo non è niente, confronto con il fuoco che mi brucia dentro. Se il fuoco brucia è ovvio che la neve si scioglie, quindi sì. È giusto alla fine, eh. Ok, questo il fuoco si è spento. Ok,
Ok. Ci vuole davvero un occhio attento per scovarmi. Dicevo, mi sembrava una roccia, a dire il vero. Quindi vado lì, premo A. No, sai, oggetto random. Invece no, Yasu Ninja Boy. Questo poi, questo porto qui è piuttosto grande. Quindi non è facile raccapezzarsici. Anche Yasu Ninja Boy usa ovviamente Golbat e Zubat, quindi classico ninja. Nulla di nuovo. Peccato che ha scovato anche i miei punti deboli. Vabbè, non ho parole. Tu che sci? Ti mostrerò le tecniche che ho imparato alla scuola di sci. C'è una scuola per sciare? Io so che andavi sulla neve, c'era il distruttore che vi diceva: non cadete. Questo. E anche lui ha perso. Peccato, eh. Questo non te lo insegnano alla scuola di sci? Proseguiamo per di qua. Ah no, qua si va per la roccia, vero? Mi pare di sì. Ok, lei è triste, però quando nevica è contenta. Un po' come quando piove. Io sono contento quando piove, quando c'è tempo brutto. Ed oggi è una giornata di quelle. Anche perché qui nella mia città fa ancora caldo, nonostante siamo a dicembre. Vediamo un po'. No, era tutto aperto qui. Va bene. Niente di nuovo allora. Tranne questo punto qui. Oioi. Perché è così difficile camminare qui? Perché c'è una pepita. Ecco perché. Non ti chiudere il passaggio. No. Devo, ecco. La neve, che bella. Perché lasci le impronte. Oh mio Dio. C'è un oggetto qui. Un flacone di ferro. Bello. Va in giro, oh, pezzo di ferro. E qui invece un altro ninja, ok. Che mi dici tu? Ci sono diversi tipi di ninja. E tu che tipo sei? Sei della scuola Iga o Koga? Più che Koga è Koga. Iga o Koga? Perché è giapponese, quindi è Koga. Aurelino, vabbè, sì. Avrei fatto meglio ad essere della scuola Fuga. Certo, è proprio vero. Dice una baita. Ah, forse lì ci davano un oggetto. Io mi ricordo di una baita che ci danno un oggetto. Dunque qua non c'è nulla. La fortuna è che non compaiono selvatici. Ah, c'è questo allenatore, vai, affrontiamolo. Questo ha perso il controllo. Noi sciatori percepiamo la forza di madre natura attraverso le scuole. Le suole degli scarponi, sì, le scuole. Buonanotte, Andrè. Ottimo, ora voglio andare dentro la baita a vedere che cavolo c'era. Ma prima MT-100! Scala roccia. Ah, c'era la MN qua fuori. Scala roccia, ecco. E invece dentro la baita c'era qualcuno che mi diceva che l'aveva persa. Ha perso una macchina tecnica e pensare che conteneva la mossa scala roccia. L'hai trovata tu? Beh, però... Se l'hai trovata tu, ormai tu, fanne buon uso. Mi piace la tua generosità, comunque. Accetta questo regalo, la strage. Attenzione, lore. L'essere originario diede inoltre vita a 3 Pokémon che legarono il tempo e lo spazio. Un momento, come sarebbe a dire 3 Pokémon che legavano tempo e spazio? Ma non sono Dialga e Palkia i 2 Pokémon tempo e spazio? E il terzo serviva da collante, ma... Non se ne legge nella mitologia di Sinnoh. Nella biblioteca non c'era scritto nulla. Anche quella lastra era sepolta sotto la neve. Non me ne intendo molto, ma sembra avere origini antiche, quasi quanto Sinnoh. Beh, questo è giusto. Allora, non mancherebbe poi molto, qualche altro allenatore. Scio in compagnia dei Pokémon da quando avevo appena 5 anni. Buono. Io sono in compagnia dei Pokémon invece da quando avevo 9 anni. Sì. Ho mai smesso di giocare a Pokémon? No. Smesso no. Va bene, proseguiamo. Cerca di non perderti. Ok, starò attento. Per poter essere più agile possibile cerco sempre di vestirmi leggero. Sì, ma amico, in mezzo alla tempesta di neve stai solo col ghi, ma dai. E ciù, ovviamente, per terminare la lotta. E ciù. Starnuto. Forse dovrei tornare a casa e vestirmi un po' più pesante o allenarti dentro casa, scusa, eh. Percorso 217, lago Arguzia. Ah, ci siamo quasi, quindi. Però non è ancora finita. Bene, bene. Ehi. Come, scusa, vuoi lottare? Lei ha freddo, non vuole lottare, vuole solo essere riscaldata.
Però dato che c'è, dice, mamma le che va, lotto. Con un Pokémon erba. Certo. Quindi ora ti sei scaldata? Da queste parti si raccontano molte storie di fantasmi. Che sei colpa tutta questa neve? Ah, si racconta della Yuki-On, la donna delle nevi. Beh, in effetti potrebbe essere presagio, insomma, di sventura incontrare la Yuki-On. Qui nulla? Come nulla, ehi? Ma non è giusto, non è normale. Niente, giusto arredamento. Che succede qui? Rimanere vicino è un compito importante. C'è la formica da ignorare un Clefairy. Vabbè, va, lasciamo perdere. Meglio che meno ne so e più sto tranquillo. Qui cosa c'è? Una Ultra Ball. Ah, insomma, non è male. No, proprio per niente. Tanto che non ci sia altro. Ok. Eccoci qui. Finalmente, a Nevepoli. Salve. Non vedo l'ora di avere a bordo un allenatore riconosciuto dalla Lega Pokémon. Mo arrivo. In questa città innevata si gela, ma i Pokémon e gli allenatori sono molto calorosi, specialmente da capopalestra. È una specie di dichiarazione di intenti? Qui nulla, siamo sicuri? Perché ci si veniva qui allora? Ma da queste parti non c'è niente, ecco cosa ci rende unici. Il fatto che sia vuota. È certo che era strana la musica di Nevepoli, ma la ricordavo diversa. Prima di concludere però, perché c'è stata molta azione, più che esplorazione, qui c'è qualcosa sicuro, per forza deve esserci qualcosa, ecco. Iperpozione. Esatto, non può essere solo arredamento, no? Allora, la palestra ne parlerò nel prossimo episodio perché è una inculata pazzesca. Bene, qui c'è... Ok, devo comprare un po' di pozioni. Ok, un altro piccolo giretto. Questo che mi dice... Stai andando al Tempio di Nevepoli, sai che non puoi entrare, vero? Ma cosa vuoi tu? Chi ti conosci? Ma chi sei? E voi? Non è che per caso è un Pokémon di nome Medicham? Se sì, ti andrebbe di scambiarlo con il mio Haunter? Non ti azzardare proprio più a chiedermelo. No, non cambio idea. La mia ragazza ama scherzare, per questo mi piace tanto. La tua ragazza è una bestia di Satana. Scambia Haunter con Pietrastante. E non si evolve. Ottimo abbigliamento, mi basta guardarti per sentirmi al caldo. Mi è stupito, quindi ti regalo questi. In effetti sì, tutti quanti gli abbigliamenti sono piuttosto pesanti, quindi... Beh... Ciao ciao, conosci qualche parolona trendy? Illuminazione, ma... Mi ha letto nel pensiero, ammettilo! Ok, questo qua sempre tutte quante le parole... Vabbè, ti leggo nel pensiero, sì. Solo le persone autorizzate possono entrare nel Tempio di Nevepoli, tu non puoi entrare. Ma io sono autorizzato, me l'ha detto la capopalestra che è la mia ragazza! Non è vero, ma... Diciamo di sì, magari ci fa entrare. No, neanche per fi... Ma è tutto chiuso, non posso entrare. Uffa. Guardate però questi simboli. 4 punti, questi sono 6 punti. Questi sono 7. E qui ce n'è solo uno, ma perché è stato scalfito. Qualcuno o qualcosa ha scalfito la colonna del tempio. Ad ogni modo, qui termina il video. Nel prossimo episodio affronteremo la palestra di Nevepoli. E... potremo quindi finalmente usare la mossa Scala Roccia. Infatti Scala Roccia non è ancora illuminata, è spenta, quindi non possiamo usarla. Per la palestra stavo pensando di usare sia Mint che Anasia, perché sono i Pokémon più indicati. Anche Vux potrebbe fare la parte sua. E domani, insomma, ne riparleremo della palestra, perché ci sarà un bel po' da dire. Tra l'altro la squadra non mi dispiace neanche il livello. Tutti dal 40 in su, quasi anche LZ129 sta quasi al 40, quindi ci siamo. Io come sempre quindi vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi che mi fate anche felice. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!